Non c'è nessuno che ha il permesso di toccare l'Ultra Batarang. È l'oggetto a cui Batman tiene di più in assoluto. Se gli succedesse qualcosa mi ucciderebbe, quindi adesso... Mitico, ragazzi! No! Bene, bene, bene. Cos'è successo? Oh, scusami tanto, tanto, Batman! Ti lascio il comando per un giorno e tu che cosa fai? Non volevo deluderti! Che ne facciamo di lui, Alfred? Beh, non lo so, signore. Dammi un'altra possibilità! No! Ma perché poi hai così tanta paura di Batman? Che cosa? Paura? Ma dai, io neanche un po'! Credo che sia perché Batman era il tuo capo, quindi fai ancora ciò che ti dice. Non è affatto così, siamo colleghi adesso. Lavoriamo assieme, fianco a fianco. Intendi dire che sei la sua spalla? Io non sono la spalla di nessuno! Però viaggiate spalla a spalla, no? Cyborg, non preoccuparti, arriva l'aiuto! Dobbiamo potenziare l'arsenale iniziando da queste armi! Ah, che pettorali! Sono scintillanti! Ascuati il di dietro! Agita bene! Indietro, orrendo demone! Azarath, Mitrion, zip! Corvina, emergenza! Non ho tempo di spiegare! Alla macchina, dai, andiamo! Forza! Ragazzi, emergenza! Non ho tempo di spiegare! Alla macchina, dai, andiamo! Forza! Ragazzi, emergenza! Alla macchina, go, ora! Ragazzi, emergenza? Oh, davvero? E qual è questa emergenza, Robin? Metà prezzo al tutto a un dollaro! Ultimamente ti sei fatto scarrozzare per delle stupidaggini. Mi hai mandato in tilt all'ultimo backup. Ringrazia che non ho perso dati importanti. Devo concordare con Cyborg. È una cosa molto irritante. Sei gentile. Chi è questa ragazza? Perché certe cose non le fai da solo? La mia patente è stata sospesa. Cosa? Sì, ho avuto un piccolo incidente. No, non serve che vieni, è solo una ammaccatura. E così hai distrutto la Batmobile. No, non è vero, stai scherzando. Sei nei pasticci. Divertente ridere delle disgrazie di qualcun altro. Appena arriverà un'allerta sul comunicatore. Spero da un momento all'altro. Un crimine? Siamo circondati. Cyborg, spazza via il fianco sinistro. Sì, signore. Stella, tu provvedi a copertura e fuoco. Va bene, attraente leader lupo solitario. Go, go, go! Buia! Azarath, Mitrion, zitto! Avanti, amico! Rilassati! Sì, Robin. Forse dovresti approfittare di questa pausa nelle attività criminali per fare il relax. Relax? Tu sai rilassarti, non è vero? Sono molto più bravo di voi, cosa credete? Disse chi fa diventare il dormire uno sport competitivo. Ai vostri posti, pronti, sonno! Avanti! Unisciti a me nel rituale terrestre antistress di una maschera a benessere. Io ho fatto la mia con bacche di gorka, cetrioli e formaggio. È come se milioni di piccole dita di piedi ti ballassero sulla faccia. Senti i fori dei tuoi pori che la invadono tutta. E tu senti l'alfa idrossi acido che ho aggiunto per togliere sensibilità al dolore in previsione della prossima missione? Acido, hai detto? È per questo che sembra che le piccole dita ora stiano ballando più vigorosamente? Perché funziona! Sta bruciando! Oh, sento che brucia sempre di più! E non mi piace assolutamente! Un fatto interessante sui bonsai? No.
Ne hai mancata una! Ehi, Robin, prendi la palla? Palla a mano? Gioco molto rilassante e ideale per verificare la potenza dei muscoli delle braccia. Tocca a te. Sono pronto, quando vuoi. Bene, cominciamo. Sto aspettando. Non riesci a rilassarti nemmeno per un pomeriggio. A voi forse non piacerà, ma il mio compito come leader è di restare sempre vigile. Sì, finalmente! Titan Go! Frena l'entusiasmo, Robin. Tu non vai da nessuna parte. Già, tu resti qui finché non avrai imparato a rilassarti, amico. E voi come farete a fermarmi? Con questo. Qualsiasi cosa sia, non mi terrà certo lontano dalla mia... Se cercherai di uscire dalla torre, il collare attiverà una recinzione elettrificata. In quanto leader di questo gruppo non potete... Ehi, Bibi, come mai quel morale così basso ha forse preso le scale? Boh! Ah sì, buona Robin, buona davvero. D'accordo, qualcuno qui dovrà lavarli. E c'è un unico modo leale per decidere chi... Seguire la lista delle faccende di casa? Quale lista? Che ne dite? Ah, finalmente hai cambiato il tuo look! No, non ho cambiato... No, non sai quanto era terribilmente ridicolo il tuo vecchio costume! Già, non volevamo dirtelo, ma era davvero penoso. Avete frainteso! Bella la tua nuova voce! Quella vecchia era così fastidiosa! Titans, go! Ascoltatemi! Fate come dico, mentre la mia voce stridula vi fa sanguinare le orecchie! Ah! Non cambio costume! Ah! Fingerò di essere un cattivo chiamato Red X e così penetrerò nella torre degli Hive. Red X? Il cambio di nome lo tieni, vero? Molto meglio di Robin. Niente sarà permanente! Scommetto che è fuori. Titans, go! Non sei obbligato a dirlo ogni volta che andiamo da qualche parte. Qui, Silky Silky! Non rilevo nessuno dei suoi bioritmi. Ah, ma dove accidenti può essere finito? Basta! Non serve che ricrei l'atmosfera con gli effetti sonori! Non voglio che la violenza che usiamo in battaglia influenzi il nostro comportamento dentro le mura domestiche! È impossibile che accada! Chi vuole una fetta? Io! È della nuova pizzeria? Non potremo risolvere tutti i nostri problemi senza per forza lottare. Non esiste. Per favore. Scusa, ma non riuscirei mai a convincerci a non usare la lotta in nome del bene. Hai ragione, esatto, era sono quello d'accordo. Che avrei voluto dire. Mai non riuscirà mai a convincerci, è impossibile. Speravo tanto di non essere costretta a fare questa cosa. Gli occhi! Non guardate negli occhi! Che patetica! Riesco a sentire tutti i miei impulsi barbarici prosciugarsi dal mio corpo! Non esiste! Non rinuncerò a dare pugni alle cose! Non preoccupatevi, amici! Vi prometto che vi guiderò lungo il cammino verso la pace! Scordatelo! Cosa? Ai! No! Ai! No! Ai! Oh! Lotta nel so... Mi sono preparato stavolta! Forte! Che forte! 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 Scintilla, vuoi fare una gara con Fagiolina nella giungla di Pan di Zenzero? Wow, wow, wow! Forte! Forte!
Forte! Che irritante! Forte! Non ce la faccio! Tra poco me la faccio sotto! Un mondo minacciato dal crimine e io chiuso dentro un ascensore! Scommetto che a Batman non è mai successo! Non l'hai ancora aggiustato, fratello! L'avrei già fatto se tu non avessi installato tutti quei sistemi di sicurezza, fratello! Sì, beh, invece credo che tu non sappia come aggiustarlo, fratello! Lo pensi davvero? Lo penso davvero, cocco! Io non sono il tuo cocco, fratello! E io non sono tuo fratello, cocco! Ci siamo! Non riesco a trattenerla un secondo di più! Lo devo fare! La sto per fare! Non qui, per favore! Sta arrivando, fratello! Non farla! Non ce la faccio più! Oh, sì! Ecco, sta per uscire! Andiamo, trattienila! Troppo tardi, fratello! E... fatto! Primo, costruire la migliore fortezza di lenzuola. Secondo, questo progetto molto dettagliato che ho fatto io. Inizieremo dalle fondamenta. Poi, entro un paio d'ore, quando avremo finito, possiamo... Sul serio? Ma dai, non è complicato. Appena la colonna di supporto è a posto, lo faccio da solo. Ehi, Cyborg, qual è la parte migliore di un pigiama party? Lotta di cuscini! Aiuto, turbina! Sono sotto attacco! No, grazie. Non un'altra parola da voi due. Dove è il mio sandwich? Io non ne ho idea! E a me non interessa. Sì, fratello, so che ci tieni tanto ai tuoi leggendari sandwich, ma insomma... Non era solo leggendario. Quello era perfetto. Per anni ho cercato di migliorare le mie tecniche culinarie. Ho viaggiato il mondo per incontrare i grandi guru dei sandwich. Ma non ero soddisfatto. Ogni morso che facevo ero avvolto dalla consapevolezza che potevo fare di meglio. Finché una notte mi è venuto in mente il sandwich perfetto. Dopo 3 giorni di lavoro nel laboratorio era pronto. La perfezione tra 2 fette di pane, anch'esse perfette. Mancava solo renderlo croccante in frigorifero. Beh, purtroppo, quando sono tornato, lui era sparito! È la storia più lunga sulla preparazione di un sandwich che abbia sentito. Nessuno lascerà la stanza finché non avrò trovato il colpevole! Ciao! Auguri! Non preoccuparti, Robin! Sono certa che troverai il tuo panino scomparso! Oh, contaci! Molto bene, miei cari pidocchi! Pensateci voi! Ehi, sto cercando di dormire! Scusami! Ti sento ancora! Ancora? Sì! Questo raffreddore non mi passa! Ho calpestato il piccolo Robin! No, hai calpestato il mio pomodorino! Ora cosa userò come palla da bowling? Amico, dobbiamo parlare! A quanto pare il tuo raffreddore sta peggiorando. Tu chiedimelo e io ti farò una prescrizione per... una corpo esplorazione! Basta con questa esplorazione! Il mio corpo non è da esplorare! Dovresti tornare alle misure normali, Robin. Infatti, io ho la sensazione di essere osservato ovunque vada. E io non mi sento pronto a fare il padre. Non esiste! Essere piccolo è bellissimo! Guardate qui! Ho fatto una montagna di farina e queste carote sono i miei sì! Woohoo! E se questo vi è piaciuto, guardate il mio nuovo boomerang! L'ho fatto con un'unghia del piede! Adesso basta! Se vuoi rimanere piccolo, non sarai più il nostro leader! Cosa? Noi siamo persone grandi con grandi problemi! Ci servi quassù!
Ora come la metti? No, mai! Io adoro la mia vita in miniatura! Cavallo Silky!